i circuiti in corrente alternata con i resistori, i condensatori e le bobine. Cominciamo mettendo un elemento per volta, quindi solo la resistenza, solo il condensatore, questo, solo la bobina. Poi vedremo RL, RC e RLC completo con tutti e tre gli elementi. La corrente alternata sinusoidale vuol dire che la FEM generata da questo alimentatore è del tipo sinusoidale. F0 è l'ampiezza, omega è la pulsazione. Vogliamo calcolare l'andamento della corrente nel tempo, istante per istante, e anche la DDP ai capi di tutti e tre gli elementi. Questa freccia blu rappresenta la forza elettromotrice, meno più, che per esempio in questo istante è rivolta verso l'alto. Tra mezzo periodo sarà rovesciata. Le frecce verdi invece rappresentano il campo elettrostatico, che nel generatore è rivolto al contrario rispetto al campo elettromotore del generatore. E. Anche nell'induttanza il campo elettrostatico è rivolto al contrario rispetto al campo elettromotore. E anche nell'ultimo circuito si vede che il campo elettrostatico è sempre conservativo. Infatti è rivolto sempre nello stesso verso, cioè da più a meno, sia se uno passa all'interno del generatore, sia se uno passa dentro l'elemento che è una resistenza, oppure una induttanza, oppure una capacità. Ricordiamo che la bobina si comporta come un generatore aggiunto, che si oppone alle variazioni, soprattutto se sono rapide, le variazioni di corrente. Qui per esempio la corrente sta aumentando, allora la bobina reagisce facendo un campo elettromotore autoindotto verso sinistra e quindi si comporta come un generatore aggiunto che spinge con una sua forza elettromotrice FL verso sinistra, in opposizione al generatore. Se invece la corrente fosse in diminuzione, la bobina si comporterebbe come un generatore che spinge la corrente verso destra per ripristinarla e in questo caso aiuterebbe il generatore vero e proprio. Anche il condensatore si comporta come un generatore aggiunto che cerca di spingere sempre nel verso in cui si scarica. In questo esempio il condensatore è carico e si oppone a un ulteriore caricamento, quindi spinge verso sinistra, al contrario rispetto al generatore vero e proprio. Però se il condensatore fosse carico al contrario, spingerebbe verso destra, nello stesso verso del generatore. Vedremo poi che la corrente elettrica pure è oscillante con una forma sinusoidale tipo questa, essendo forzata dalla FEM, ma con una differenza, che in presenza di una bobina o di un condensatore, la corrente sinusoidale oscilla fuori fase rispetto alla FEM. E precisamente nel circuito induttivo la corrente è sfasata in ritardo di 90 gradi, che sarebbe un quarto di periodo, mentre nel circuito capacitivo la corrente è in anticipo di 90 gradi, cioè un quarto di periodo sulla FEM. Nel circuito invece resistivo la corrente oscilla in fase con la FEM e quindi non è sfasata.